Servizi a piedi composti da due agenti che girano nelle zone calde della città, come la stazione. Abbiamo paura. Uno stralcio della lettera firmata da 47 vigili del comune di Padova inviata ai sindacati e all'amministrazione comunale. Questo non è vero, perché nella zona della stazione le pattuglie sono formate da 6 operatori che hanno anche un cane. L'assessore alla Polizia Municipale di Padova, Carrai, smentisce l'accusa dura rivolta dai vigili e crede piuttosto che la lettera sia una strumentalizzazione politica. Mi pare invece di leggere che c'è qualcuno all'interno del corpo che, per motivi che niente hanno a che vedere con un malessere, ma per questioni politiche, sta un po' agitando le acque. È normale, ciclica questa cosa, avviene soprattutto quando ci si avvicina alla scadenza elettorale. Non riteniamo giusto che per motivi di carenza di personale si mandino in strada operatori non in condizioni sicure, si legge al termine della missiva, nella quale gli agenti chiedono che le pattuglie siano rinforzate al pari di quelle delle altre forze dell'ordine. Ora, con le organizzazioni sindacali, insieme al comandante, valuteremo se questa protesta ha dei motivi di fondatezza. A me pare di escluderlo, oppure no.